Nel cuore di Arezzo tornano i mercatini del mondo con tanti sapori ma anche tanto folklore quest'anno. Sì, l'unica incognita era legata al tempo che per fortuna mi sembra ci assista, quindi comincia oggi per 3 giorni questo giro del mondo in 200 banchi, i 150 banchi stranieri che quest'anno sono ulteriormente arricchiti da alcune presenze originali in più, ci abbiamo il Brasile, ci abbiamo la Thailandia, ci abbiamo tante cose e i 50 banchi delle eccellenze delle produzioni locali che così trovano una vetrina straordinaria, perché se l'iniziativa l'avessimo fatta solo con i produttori locali è chiaro che il pubblico non sarebbe stato questo, quindi la grande attrazione delle leccornie di tutto il mondo e all'interno delle quali c'è questa straordinaria vetrina dei produttori locali che hanno quindi un'occasione straordinaria di presentarsi al meglio delle loro proposte, cominciando dal taglio che quest'anno invece che del nastro della pizza al kamut, un prodotto della tradizione italiana, reinterpretato da uno specialista aretino che fa questo prodotto straordinario, e mangiato questo ci si alza da tavola come se fosse bevuto un bicchiere d'acqua. Ecco, un mix perfetto che chiama ad Arezzo tantissima gente anche da fuori provincia, ma un mix anche di integrazione tra culture, popoli diversi, cibi diversi. Ma sa, le città di provincia come la nostra non sono abituati al confronto tra etnie, razze, usanze, religioni diverse. E questa è anche una dimostrazione di come al mondo ci siano tante altre cose oltre a quelle alle quali siamo abituati e bisogna imparare a conviverci. In questi 3 giorni c'è la parte positiva, la straordinaria opportunità di conoscere il bello del resto del mondo. Per il resto dell'anno a noi ci resta il problema di dover far coesistere situazioni diverse che spesso qualche frizione la generano, ma sta a noi che ospitiamo tutto questo far sì che l'integrazione avvenga nel modo migliore. Oggi inizia una 3 giorni fatta anche di cultura, perché il cibo è cultura, e credo che possa essere un bel esempio di come tutto questo possa essere vissuto con grande serenità e con grande gioia.